Non c'è bisogno di dire che quando si è alla guida bisogna prestare un'enorme attenzione a ciò che succede intorno a noi e avere rispetto per gli altri automobilisti e per i pedoni. Giusto? Sbagliato! A quanto pare non è un concetto così scontato. In realtà, purtroppo, tra autisti disattenti e autisti arroganti e maleducati, sono davvero tantissimi gli incidenti che avrebbero potuto facilmente essere evitati se solo si fosse prestata un po' più di attenzione alla strada. Questa macchina sarà anche in grado di volare, ma di sicuro non è aggraziata come pensa. Forse quest'imprudente motociclista ha pensato che guidare sulle rotaie potesse essere figo, ma siamo sicuri che quando ha perso l'equilibrio e si è visto il treno corrergli incontro ha cambiato idea. Ha davvero visto la morte in faccia, e tutto questo solo per un po' di adrenalina e un bel video. Speriamo almeno che questa volta gli sia bastata e che non lo rifaccia più. Mentre guidava a tarda notte sull'autostrada deserta, questo ragazzo si è imbattuto in una macchina che guidava contromano sul ciglio dell'autostrada. Chissà come ci è finita lì. Questo camionista forse non si è reso conto che non solo sta facendo un'infrazione pericolosissima, ma è anche alla guida di un camion enorme. A quanto pare, questo minivan doveva assolutamente cambiare corsia, all'improvviso e senza frecce. Nonostante si trovasse in città e nonostante fosse pieno giorno, questo autista ha guidato per diversi minuti con gli abbaglianti accesi, dando non poco fastidio ai veicoli intorno a lui. Ecco invece la dimostrazione che non sono solo gli automobilisti a comportarsi veramente in maniera pessima. A volte loro sono le vittime. Questo imprudente ragazzo, ad esempio, ha pensato bene di farsi il corrimano delle scale di casa sullo skateboard e lanciarsi direttamente in strada, del tutto incurante delle auto che passavano e del pericolo in cui poteva mettere se stesso e gli altri. Per fortuna ha sventato l'incidente per un pelo e speriamo si sia preso uno spavento tale da non fare mai più una bravata del genere. Quando questa utilitaria ha preso la curva un po' troppo larga, non aveva idea della reazione che stava per scatenare. Per poco non prendeva un camion, che a quel punto si è fermato per farla passare. Così anche l'auto dietro di lui si è fermata, facendo credere alla Jeep di fianco di avere tutto lo spazio e il tempo per passare avanti. Alla fine, a rimetterci, è stata proprio la macchina dietro al camion che si è trovata improvvisamente chiusa da tutti i lati. Questa bimba se l'è vista davvero brutta quando è scesa dallo scuolabus e si è avventurata in mezzo alla strada senza fare abbastanza attenzione alle altre macchine. Per fortuna non è successo niente e speriamo che la piccola abbia imparato che l'attenzione è fondamentale quando si è in strada. Un altro che dovrebbe proprio imparare a fare attenzione e a rispettare gli altri e le regole della strada è l'autista di questo pick-up. Ha deliberatamente ignorato il cartello di stop dello scuolabus e lo ha superato, rischiando di investire una ragazza che stava salendo sull'autobus. Questo fortunato ragazzo si stava godendo un giro in bicicletta quando è stato quasi colpito da un'auto che gli è passata troppo vicino. Per fortuna stava filmando la sua passeggiata e speriamo abbia rintracciato la sconsiderata autista. Lui è probabilmente il motociclista più fortunato del mondo. Mentre due auto si schiantavano una contro l'altra a pochi metri da lui, lui è passato accanto allo spaventoso incidente come se nulla fosse. Invece che entrare nel garage, questo automobilista ha deciso di parcheggiare direttamente sul tetto del garage. Come ha raccontato alle autorità, ha perso del tutto il controllo dell'auto a causa di un guasto ai freni. Questa macchina, invece, è finita dritta dentro ad un negozio di fiori. Beh, forse non tutti coloro che hanno la patente dovrebbero guidare. Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace, iscrivetevi al canale e cliccate sul video sullo schermo per altri video incredibili come questo. Alla prossima!